Ancora pensate all'utilizzo della categoria di riforma, che è una categoria che in realtà a rigore dovrebbe svolgere una funzione di difesa degli interessi del servo contro il signore. Oggi è una categoria puntualmente impiegata per veicolare contenuti che nel conflitto tra servo e signore sono tutto fuorché neutri e che producono immancabilmente la liberazione del signore dalle vecchie forme di difesa e di tutela dei diritti del servo. Le riforme oggi servono esattamente alla parte dominante per liberarsi sempre di più dai lacci e dai lacciuoli dello stato sociale, dei diritti. Queste pratiche, dette eufemisticamente riforme, vanno sempre e comunque a vantaggio del finanzcapitalismo e di quelle entità sensibilmente sovrasensibili, avrebbe detto Marx, che sono il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea e più in generale quella che non è affatto retorico qualificare come la ristretta classe del signore, la nuova elite neoligarchica, neosignorile, quel famoso 1%, forse anche meno, che regge le sorti del mondo e che si identifica pienamente con il Signore, il quale ha il dominio, ripeto, non solo sul piano materiale, ma anche su quello simbolico, sovrastrutturale, e che mobilita permanentemente il quadro delle superstrutture per giustificare il proprio dominio e rinsaldarlo sempre di più. Pensiamo anche solo, tra i molti casi possibili che si potrebbero citare, alla cosiddetta guerra al terrorismo, a proposito del tema che stiamo affrontando, che è essa stessa la via privilegiata che permette alla potenza atlantista dominante di mantenere il controllo globale di fronte all'emergenza di nuovi competitori sempre più forti e che in maniera convergente permette sempre alla forza globalista e atlantista di dirottare permanentemente l'attenzione verso contraddizioni altre che non siano quella del nesso di forza classista capitalistico. Di più, ogni qualvolta viene mobilitata la categoria del terrorismo e della lotta al terrorismo, sulla quale torneremo, immediatamente si ricompatta quello che voglio chiamare il partito unico della produzione capitalistica. Si crea per reazione identificazione con l'Occidente buono, id est con il partito della produzione capitalistica, presentato come pur sempre preferibile all'ordine terroristico degli altri.